buongiorno a tutti. Allora, abbiamo colto l'occasione di oggi per fare appunto la conferenza stampa di fine anno, che ovviamente nel caso di quest'anno in particolare sarà anche in parte una conferenza stampa di fine mandato. Quindi avremo l'occasione di raccontarvi sicuramente quello che abbiamo fatto, gli obiettivi che sono stati raggiunti, però alla fine di questo percorso lanceremo anche delle idee per quanto riguarda il futuro. Allora, intanto la prima slide, chi è che si occupa di domani? Allora, ricorderete che lo slogan della campagna elettorale con quale abbiamo vinto nel 2013 era "Tornare ad essere speciali". Ora, noi riteniamo alla fine di questo impegno di poter dire che l'obiettivo è raggiunto. Questa è una regione che è tornata speciale per una serie di motivi che adesso indichiamo, intanto per le priorità che sono state raggiunte e sulle quali abbiamo direi organicamente lavorato, cioè la qualità della vita, le infrastrutture e i costi della politica. Questi erano tre pilastri del nostro programma elettorale. Della qualità della vita ovviamente inserisco il sistema delle riforme, ma anche tutta una serie di provvedimenti che sono stati presi in questi anni dal MIA all'odontoiatria sociale ad altre iniziative di cui poi parlerà l'assessore Tedesca, che sono particolarmente importanti. Definisco questa legislatura anche la legislatura delle infrastrutture, spiegherò meglio alla fine. E ovviamente anche i costi della politica, perché si discute tanto di vitalizi, di tagli, eccetera, noi abbiamo già fatto tutto. Quindi consegniamo una regione assolutamente sobria, che ha lavorato molto sull'eliminazione degli sprechi e anche sui costi della politica, che non definisco sprechi, ma rispetto ai quali ovviamente alcune azioni andavano fatte. L'efficacia sociale della politica regionale 13-17, questo è un altro pilastro, diciamo così, del nostro programma elettorale, cioè tutto quello che abbiamo fatto ha avuto e doveva avere un effetto, un'efficacia, una conseguenza sociale nella nostra regione. E questo è avvenuto dalla soppressione delle province fino a tutta una serie di iniziative che in parte ho già ricordato prima, che ci fanno dire che sicuramente questa è una regione che nel corso del 2013-17 ha pensato al tessuto sociale. La Friuli Venezia Giulia è una regione premiata quindi dalle statistiche. Questo, diciamo così, sembrerà un fatto marginale, per noi non lo è. Ne ricordo alcune, che poi ricorderà sicuramente l'assessore Peroni, il fatto che siamo regione virtuosa con il miglior avanzo di bilancio di tutte le regioni italiane, il fatto che abbiamo anche in linea con la precedente giunta regionale continuato ad abbattere il debito della regione, appunto che oggi abbiamo anche raggiunto un altro record importante, abbiamo migliorato il rating della regione. Questo sapete quanto è importante per il costo del denaro e anche per gli investimenti che nella regione abbiamo fatto. Siamo tra le prime tre regioni che hanno inoltre ridotto la burocrazia e siamo tra le regioni italiane che hanno la minore incidenza delle tasse sui propri cittadini. Solo per ricordare alcuni dei titoli che abbiamo avuto. Ed è una regione avviata verso l'industria 4.0. Noi l'abbiamo già in qualche modo toccata con mano, spiegherà il vicepresidente Bolsonaro, lo abbiamo fatto mettendo insieme il sistema della ricerca, il sistema della alta formazione con le nostre industrie, cioè siamo riusciti in un altro tassello che per noi era fondamentale, che avevamo lanciato come proposta, cioè quello di far sì che l'innovazione tecnologica, la ricerca, l'alta formazione, il capitale umano di qualità entrasse nelle porte delle aziende e non rimanesse fuori come per troppo tempo era accaduto. Quindi ci sono vari progetti già avviati e possiamo dire che siamo una regione che già concretamente ha fatto un investimento di sostanza sull'industria 4.0. Come negli anni passati, adesso lascerò la parola agli assessori per l'illustrazione di un paio di slide a testa e anche perché insomma, aggiungano quello che ritengono rispetto al lavoro fatto e quello che va fatto. Do la parola quindi all'assessore Tedesca. Grazie. Io credo che vedete il quadro
minuti, però credo sia importante dire una cosa. Abbiamo affrontato il problema salute a 360 gradi, quindi abbiamo toccato il problema salute del cittadino al cittadino della nostra 22 centri di cittadino al centro, toccando tutti. Abbiamo sempre parlato delle malattie, delle cronicità, di tutte quelle che erano le sfide. Credo che sia importante ricordare anche, siccome si parla sempre di costi, no, della sanità, anche che gli investimenti, soprattutto gli investimenti in tecnologia, con oltre a mezzo miliardo di investimenti, non rappresentano solo un costo, ma rappresentano anche un importante programma per l'economia. Qualche volta non ci pensiamo quando parliamo di salute. Questi investimenti a cui abbiamo dato un impulso importante, ricordo, nuove risorse, ma anche l'utilizzo di quelle che erano precedenti a questa legislatura e che hanno trovato attivazione con, per esempio, le tre grandi opere dell'ospedale di Pordenone, Udine e Trieste. A questo proposito, anche per ricordare che le buone politiche creano anche le condizioni per lavorare bene, devo dire che, per esempio, abbiamo ricevuto recentemente i complimenti per come stanno andando da voi, per esempio, nel grande ospedale, la grande opera di Pordenone, che è molto avanti anche rispetto al suo programma che ci avevamo dato. Quindi credo che queste siano cose importanti anche dal punto di vista proprio di una valutazione del valore economico che può essere anche la sanità. Abbiamo sempre parlato di cronicità, ma abbiamo anche lavorato sugli acuzzi, il sistema dell'emergenza, c'è la rete, le ambulanze, ne abbiamo parlato a lungo. Io vorrei ricordare oggi che fare un lavoro a 360 gradi vuol dire fare anche un lavoro che a volte non si vede, ma si vede nel tempo. Il lavoro sulle reti, i percorsi, le patologie hanno bisogno di organizzazione. Do solo un esempio perché credo sia sintomatico. Nella rete Ictus che abbiamo varato un anno fa, oggi cominciamo a leggere i primi dati importanti. Sono aumentati del più del 50% gli interventi di trombolisi. Che cos'è? E sono quegli interventi che fanno la differenza tra salvare la vita e non creare disabilità alle persone colpite da Ictus. Avere una rete organizzata ci ha permesso di fare molti più interventi di questo tipo. Questo, quando parliamo di reti di percorsi, questo è. La doppia sociale che ha citato la Presidente, oggi possiamo dire che abbiamo per esempio avuto 5.769 accessi ai pronti soccorsi odontoiatrici in 10 mesi. Cosa vuol dire anche questo? 5.769 in 10 mesi. Cosa vuol dire anche questo per avere una visione globale? Queste sono persone che prima si dovevano rivolgere ai pronti soccorsi negli ospedali. Quindi lavorando sulla doppia sociale si lavora anche sul decongestionamento per esempio dei pronti soccorsi. 66.630 prestazioni negli ambulatori odontoiatrici. Prima queste persone si dovevano rivolgere altrove a pagamento o non si rivolgevano a 66.000. E quindi questo insieme, perché è salute anche l'intervento sul sostegno al reddito, anche qui 14.000 famiglie che hanno visto la differenza tra un sostegno organizzato e invece dovesse rivolgere ai supportati sociali come era prima, abbiamo visto che non si rivolgevano appunto perché non era un intervento organizzato. Io oggi concluderei dicendo anche due cose che sono credo importanti. In questi giorni abbiamo chiuso anche tutto il lavoro sul fascicolo sanitario elettronico, voi sapete che se ne parla da tempo. E dal 20 dicembre, quindi da due giorni, finalmente siamo nelle condizioni per aprire la fase pilota. La fase pilota però è un ambiente reale e nel 2018 inizieremo gradualmente, partendo con il 20% dei cittadini, coinvolgendo i medici di medicina generale ad attivare il fascicolo sanitario elettronico. E quindi, tanto per dire che alla fine di salute la valutazione sulla sanità si fa anche guardando la salute dei cittadini. Vi cito anche l'ultimissimo rapporto Morosetti, che è un rapporto comunque molto qualificato, che mette la salute dei cittadini di Friuli Venezia Giulia da un valore di 7,1 e dal quarto posto davanti c'è il Veneto con 7,3 e la provincia di Trento di Bolzano. Esatto, e tutti i rapporti devo dire, anche che sta uscendo anche un'opera, sono appunto, avevo avuto modo di parlarne, anche quello è importante, l'oasi della Bocconi che diceva adesso vicepresidente, e anche il rapporto Bersaglio ci sta dando notevoli miglioramenti, di questo abbiamo modo ovviamente di dare più ampiamente notizia nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ma questo è il dato complessivo. Per fortuna la salute dei nostri cittadini continua a essere buona, che stanno vivendo con un'organizzazione complicata che abbiamo seguito in questi qua. Grazie Sandra, adesso Santoro, il generale del patrimonio edilizio. Sì, un cappello su tutto sostanzialmente.
sostanzialmente tutte le politiche che riguardano la direzione dell'assessorato infrastrutture e territorio ha comportato la costruzione di un quadro complessivo e degli atti operativi, introducendo nuovi strumenti di governo delle edilizie del territorio volte a eliminare una serie di passaggi burocratici inutilmente defatiganti. Uscendo dallo slogan bisogna rigenerare, bisogna recuperare, si è posta attenzione appunto al territorio del cittadino, da un lato con la riforma delle politiche abitative, la legge 1 del 2016 ha ribaltato completamente i criteri di programmazione delle politiche abitative, mettendo al centro il bisogno del cittadino, la necessità di risposta a casa. È un dato fra tutti, rispetto ai numeri che vedete scorrere sulle slide, è il 10% di assegnazioni maggiori nelle ATER del territorio regionale nel 2016. Questo 10% in più significa 10% in più di cittadini con casa sociale, significa 10% di famiglie che hanno una casa adatta alla loro condizione economica, ma vuol dire un 10% in più di patrimonio edilizio recuperato ai fini abitativi. Patrimonio edilizio che tutti eravamo soliti denunciare come inutilizzato. Parallelamente il tema della scuola, altri cittadini più vicini al centro della politica con una programmazione sull'edilizia scolastica che non ha uguali nella nostra regione e che fino ad oggi ha mosso 220 milioni di euro di investimenti. Sostanzialmente possiamo dire che non c'è comune nella nostra regione che richiedendo aiuto per la riqualificazione energetica o strutturale delle scuole non abbia avuto soddisfazione di questa necessità. Avete visto ieri la notizia di ulteriori 60 milioni di euro a 59 comuni per l'adeguamento sismico delle scuole. Quindi il patrimonio edilizio è stato oggetto di una rigenerazione senza precedenti, non solo il progetto Riuso, ma ricordo il progetto Capannoni come progetto pilota per il recupero di edifici industriali abbandonati nei centri abitati, il tutto collegato all'interno di un quadro strategico complessivo che trova nel piano paesaggistico la soluzione di una serie di passaggi burocratici altrimenti molto più defatiganti. Un piano straordinario quindi sia per la casa che per le scuole che per tutto il sistema degli insediamenti che volta proprio a rimettere il quadro complessivo con atti operativi che rispondano esattamente in tempi certi ai bisogni dei cittadini. Grazie. Allora, adesso riprendo io la parola, ovviamente lo faccio però prendo in debitissima considerazione il lavoro che ha svolto insieme al Ministro delle Infrastrutture chiave, l'assessore Santoro, che ringrazio, e tutta la sua direzione. Come dicevo prima, è stata sicuramente la legislatura delle infrastrutture, anche di altre cose, ma indubbiamente delle infrastrutture. Qui ne trovate alcune, dove ci sono tutti i fondi, perché il punto non è dire faccio la strada, o faccio il ponte, o faccio il polo. Il punto è avere i soldi per fare tutto questo ed essere pronti a spenderli in poco tempo. Vedremo poi le scadenze sulla slide finale, però qui avete già un quadro abbastanza chiaro del lavoro che è stato fatto, che è un lavoro sicuramente di copertura finanziaria. Stiamo parlando di 1.384 milioni erogati sulle infrastrutture chiave del 2020. Solo per citarne alcune, 659 milioni di euro sulla terza corsia e 38,9 milioni di euro sul ponte intermodale dell'aeroporto. Qui abbiamo promesso anche la viabilità regionale, 207 milioni di euro con importanti investimenti che abbiamo fatto noi o condiviso anche con ANAS, penso ad esempio alla strada statale carnica 52 bis, ma abbiamo messo anche quelle che sono secondo me infrastrutture chiave ad esempio per la logistica, quindi il fatto del sistema ferriera, dove qui sono indicati ovviamente solo i milioni di euro pubblici che riguardano la parte del risanamento ambientale delle acque che sono di competenza del commissario straordinario, e ovviamente anche uno spunto normativo importante, non a caso tra le infrastrutture chiave e vorrei ricordare tutto il lavoro che è stato fatto sul porto di Trieste, ovviamente il decreto attuativo del porto Franco di Trieste resta uno degli spunti più importanti. Quindi, nelle infrastrutture chiave, a partire dal trasporto pubblico locale,
a partire dal trasporto pubblico locale, dove abbiamo rivoluzionato il trasporto pubblico locale mettendo al centro i cittadini, non l'interesse degli operatori concessionari, pur essendoci, lo sapete, ancora in corso la parte giudiziaria, eccetera, è comunque cambiato l'approccio del trasporto pubblico locale sul sistema con il quale venivano considerate complessivamente le tratte, sia ferroviarie sia ovviamente su gomma. Qui riporto quindi anche quelli che ho già ricordato, la terza corsia, il polo intermodale, il potenziamento dei servizi ferroviari, ci torniamo dopo sopra, e ovviamente anche il porto franco, che, lo ribadisco in questa sede, non è soltanto di Trieste, non è soltanto della provincia di Trieste. Si tratta di un grimaldello che apre le porte della logistica all'intera piattaforma logistica del Friuli Venezia Giulia. Non a caso, se abbiamo parlato, messo soldi e realizzato un progetto importante sulla piattaforma dell'agroalimentare a Udine, è perché abbiamo la prospettiva di avere un collegamento diretto tra il porto, Trieste, come Porto Logaro, e la piattaforma dell'agroalimentare, perché se non sistemiamo la questione della logistica non riusciremo a fare impresa in alcuni settori che sono fondamentali, come ad esempio l'agroalimentare. Ora do la parola all'assessore Sciauri sulla sull'agricoltura. Buongiorno a tutti. Tre temi principali: competitività e qualità, sostenibilità ambientale, tutela, orgoglio e promozione in carico di produttori. Tre macro aree su cui secondo me abbiamo lavorato davvero molto e penso anche a tutti i diversi risultati. Competitività e qualità. 296 milioni di euro erano le risorse iniziali del PSR, più 30% rispetto alla scorsa programmazione. Abbiamo aggiunto 40 milioni di euro di risorse regionali, quasi tutte dedicate alla trasformazione e commercializzazione dei nostri prodotti, perché trasformare e commercializzare i nostri prodotti all'interno del territorio significa mantenere il loro valore aggiunto all'interno di questa regione. Sulla legge 80, fondo di rotazione agricoltura, molto apprezzato, compatto, semplice, burocratica, strumento che abbiamo solo noi, 350 milioni di euro impegnati in 5 anni. Con la delibera di stamattina in giunta, altri 45 milioni di euro per il 2018, che ci portano a circa 400 milioni di euro solo sul fondo di rotazione in agricoltura. Anche qui, semplificando, sburocratizzando, portando a 20 anni il percorso di rientro dei fondi e andando anche a istituire un nuovo strumento per le imprese in difficoltà. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, un grandissimo impegno sul biologico, più 172% di superfici biologiche in regione, di gran lunga il più grande dato italiano. E con 18 milioni di euro di risorse aggiuntive regionali per non fare neanche graduatorie, quindi tutti gli agricoltori che hanno avviato il percorso di riconversione al biologico hanno ricevuto il finanziamento della legge, come scelta proprio lungimirante e anche in prospettiva. Nello stesso tempo un grandissimo investimento sul sistema idrico e irriguo della nostra regione, 46 milioni di euro, di cui circa 30 di nuovi investimenti in 5 anni, perché siamo convinti che un uso responsabile dell'acqua e moderno anche in agricoltura è quello che può darci un vantaggio competitivo anche in futuro. Tutela, dicevo, e promozione unitaria e orgoglio dei nostri prodotti. Quando parliamo di tutela non parliamo di cose romantiche, parliamo di consapevolezza della forza dei nostri prodotti, ma anche della capacità di far sì che rimangano specifici del nostro territorio e non possano essere copiati da altri. Abbiamo fatto la DOC Friuli dopo 40 anni di tentativi, abbiamo fatto l'IGPT, l'iscrizione di tiramisù nei parchi agricoli, ma abbiamo anche fatto un grandissimo lavoro sostanzialmente per riconoscere e rilanciare i nostri prodotti di punta, penso al montaggio, penso al sanamento. E credo che su questo orgoglio, su questa capacità della filiera unitaria, si cominciano a vedere anche i risultati. I risultati ci dicono più 52% di export ottenuto negli ultimi 5 anni, anche qui il miglior dato italiano. Più 30% di export agroalimentare, sempre il miglior dato italiano. Credo che di fronte a alcuni numeri molto espliciti e chiari, i risultati e gli impegni si comincino a vedere, e quindi penso che questa sia la strada su cui dobbiamo.
quando parlo di tutela, non dimentico di tutela anche della ribolla, anche sulla ribolla. Guardiamo sempre le parti critiche, ma mai quelle positive. Abbiamo presentato la scorsa settimana a Pordenone uno studio Nomisma, quindi fatto da Nomisma, che dichiara la ribolla che vino con la maggior crescita sia in termini di interesse che di valore di utilità. Ed è il secondo vino più presente in tutti i ristoranti italiani. Quindi sono risultati che mettiamo sotto gli occhi. Bene, quindi abbiamo finanziato le imprese e gli imprenditori ci hanno seguito e hanno ben lavorato. I nuovi attivitari produttivi. Sì, buongiorno, parlerò di un argomento nuovo. Allora, allora, ci provo ad essere sintetico, non è semplicissimo, come potete capire. Abbiamo completamente riformato il sistema degli enti locali, abbiamo dato attuazione a un impegno elettorale e alle linee programmatiche di mandato attraverso azioni coordinate che hanno rappresentato un mosaico di interventi che vanno dalla riforma istituzionale al superamento delle province, che oramai è praticamente quasi completato, al conseguimento di rilevanti risparmi. Io voglio fare polemica, ma se penso ai dubbi sul conseguimento di risparmi per la situazione delle province, dico che anche un solo euro di risparmio sarebbe stato un risultato. Invece i risparmi sono ben di più, ne avete già avuto conto. Abbiamo indotto i comuni a federarsi tra loro per superare le loro debolezze strutturali attraverso la creazione delle unioni territoriali, unioni territoriali che hanno beneficiato di risorse sufficienti in questi ultimi periodi per poter affrontare le sfide che gli si pongono davanti, e abbiamo creato un sistema con la legge sulla finanza locale che ha fatto diversi interventi strutturali, un sistema di finanziamento con le intese per lo sviluppo. La Giunta oggi ha approvato in via definitiva le intese 18-20. Complessivamente abbiamo messo in campo risorse per investimenti strategici sul territorio per 140 milioni di risorse regionali complessivamente, a cui si sommano le risorse di cofinanziamento degli enti locali, quindi un sistema di intervento per 250 circa interventi strategici sul territorio che sono finanziati con 160 milioni di euro. Abbiamo garantito risorse stabili strutturali per quanto riguarda la parte corrente attraverso delle modifiche con la legge sulla finanza locale che hanno permesso agli enti di avere certezza di finanziamento su base triennale. Abbiamo introdotto un meccanismo di perequazione rispetto ai trasferimenti storici che erano inadeguati e ingiusti in alcuni casi, e progressivamente stiamo andando verso la piena perequazione. Anche questo era uno degli obiettivi principali della finanza locale. Per quanto riguarda il personale, io ricordo che il comparto pubblico in questa regione è nato con un emendamento in una manovra di assestamento nel 1998. Da allora e fino alla approvazione della legge 18 del 2016 mai si era fatta una riforma strutturale del comparto, mai, nonostante i progetti di legge siano rimasti nel cassetto per molti anni. Siamo riusciti a chiudere anche questa partita non banale, non semplice, come potete capire, e siamo alle battute finali anche per chiudere il contratto di primo livello e il rinnovo contrattuale, quindi, che interessa il comparto di 14.000 dipendenti di questa regione. Abbiamo modificato il Consiglio delle Autonomie Locali, la sua struttura, il suo funzionamento, anche qui un altro dei tasselli delle tessere, del mosaico della riforma degli enti locali. E se posso dire la differenza sostanziale, sì, è quella di essere riusciti a dare attuazione alla riforma, mentre in passato le riforme arrivavano a fine legislatura e poi venivano cassate da chi subentrava. Oggi siamo invece in una fase di attuazione. Sulle province ho già detto, abbiamo fatto un'importante azione di contenimento dei costi,
intervenendo su diversi aspetti del sito 1, la centrale unica di committenza che ha già permesso di ridurre considerevolmente i costi di funzionamento del sistema e che rappresenta un elemento di qualificazione dell'azione amministrativa. Su questo non è completato il lavoro e io confido e spero di poter affrontare nei prossimi due mesi anche il tema della semplificazione del disegno di legge che è già pronto e che presenterò alla Giunta. Abbiamo investito nel solo 2017 11 milioni di euro per la sicurezza. Abbiamo cercato di intervenire non solo attraverso finanziamenti agli enti locali, di parte corrente e per investimenti, ma anche nei confronti dei cittadini, cercando di dare risposta a quel bisogno di sicurezza che è diffusamente sentito nella cittadinanza attraverso strumenti innovativi che consentono ai cittadini di dotarsi appunto di presidi di sicurezza e strumenti di sicurezza nelle abitazioni. La protezione civile. La protezione civile in questi anni ha fatto consistenti interventi di messa in sicurezza e quindi di prevenzione sul territorio, oltre che ovviamente intervenire nelle diverse emergenze. Abbiamo fatto circa 555 interventi sul territorio e investito 70 milioni di euro. Ricordo sempre che se questa regione in corrispondenza di eventi atmosferici, penso a piogge intense e quindi a eventi calamitosi di questo tipo, non ha avuto danni eccessivamente consistenti, ciò dipende da un'azione costante di prevenzione sul territorio, che riguarda ovviamente la mia delega e riguarda la delega della collega Vittorio, che dirà lei meglio su questa parte, oltre che l'attività commissariale svolta dal Presidente su questo tema. E abbiamo, credo, come protezione civile mantenuto l'altissimo livello della protezione civile regionale, che nel quadro nazionale è considerata un modello di riferimento. Lo abbiamo fatto anche, e mi piace ricordarlo, attraverso interventi di solidarietà che hanno riguardato in particolare il centro Italia, ma anche in altre evenienze, e in centro Italia abbiamo fatto l'intervento di ricostruzione della scuola di Sarnano, che è stato preso come modello di riferimento anche per quanto riguarda lo Stato, che ci ha tributato il riconoscimento per questo lavoro. Grazie. Aggiungo soltanto due cose. Il piano faunistico, che non fa tempo, e il lavoro che è stato fatto sul CIEL per qualificarla e sui costi della politica, che erano previsti qua, ricordo il taglio del 40% delle indennità, l'abolizione dei vitalizi, il fondo di solidarietà sui vitalizi degli ex consiglieri regionali e l'eliminazione del fondo di riserva del Presidente e il lavoro che abbiamo fatto sulle auto blu. E anche per informare la pesca di acqua interna. Quella pesca di acqua interna, ragazzi, è la notizia della conferenza. Quindi, allora, Sara? La pepa. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora, parliamo appunto di ambiente. Beh, insomma, 5 anni di grande lavoro, di grande impegno, che penso che ha dimostrato come in questa regione finalmente si facciano politiche attive per l'ambiente, sbloccando risorse che erano ferme da decenni e cercando anche di affrontare delle problematiche che finalmente hanno trovato appunto una risposta. E il lavoro che abbiamo fatto ha senza dubbio puntato su una visione di terra di quella che è la nostra regione, dove l'ambiente deve essere un vero e proprio fattore di competitività. Per dimostrare che Friuli Venezia Giulia anche su questo fronte ha tutta la dignità di confrontarsi alla pari con le altre regioni d'Italia che avevano negli anni fatto dei passi in avanti già storici, già più importanti di noi. Quindi abbiamo affrontato alcuni, come dicevo prima, settori chiave. Il primo è stato quello del rischio idrogeologico. Avete visto come il percorso iniziato con la legge 11 del 2015 ha continuato con degli investimenti importantissimi, quindi riformando il sistema, ma soprattutto sbloccando anche qui tantissime risorse, perché sono circa, oltre ai numeri che vedete, io li metto diciamo assieme, per la parte del rischio idrogeologico sono circa 150 milioni di euro, tra risorse dell'assessorato, accordi di programma,
basta dire il tagliamento, il corno a Gorizia e tanti interventi fatti su tutto il territorio regionale. E un altro fronte sul quale anche qui le risorse non sono mancate ed erano risorse ferme da molti, molti anni, è il tema della depurazione delle acque, perché il tema della depurazione delle acque ha permesso di investire con tre accordi di programma circa sono 100 milioni di euro e stiamo parlando di interventi concreti di cui cantieri sono già avviati, in alcuni casi ancora quasi conclusi. Siamo qui a Trieste, insomma, basta citare il nuovo depuratore di Sermola, è un'opera solo quella di più di 50 milioni di euro e va a mettere una parola importante, dà una risposta importantissima a quello che è una delle procedure di infrazione comunitaria gravi che pesavano su questa regione. Se parliamo sempre di risorse di acqua e di quant'altro, una parola va detta anche per la questione che seguiamo insieme alla collega Santoro sui dragaggi, perché anche qui sono circa 50 milioni di euro di lavori fatti proprio per riportare e ripristinare le vie navigabili in questa regione. Dico ancora un paio di cose perché ci sono senza dubbio dei punti sui quali abbiamo fatto dei passi in avanti, io credo veramente importanti e oggettivi. Il tema della pianificazione, il piano energetico regionale è quello che finalmente ha dato per questa regione una strategia energetica moderna, ci sono molte cose dentro, sapete i grandi temi, le grandi infrastrutture energetiche, la posizione della regione su temi di grande dibattito, ma anche una forte investitura per una mobilità più sostenibile, che non parliamo solo di efficientamento energetico, parliamo anche di mobilità elettrica, di scenari assolutamente innovativi che vedranno anche questa regione finalmente protagonista. In questa finanziaria 2018 c'è 1.400.000 euro per i cittadini per la sostituzione delle vecchie vetture diesel e benzina con invece di fuel ibridi, elettrici, cioè finalmente accompagniamo questo sistema Friuli Venezia Giulia ad una mobilità assolutamente più sostenibile, pur garantendo anche per il prossimo anno la scontistica carburante, perché come abbiamo detto questi percorsi di transizione devono essere accompagnati e così il cambiamento effettivamente sarà possibile. Dico una parola ancora soltanto sull'amianto, perché questa è una battaglia che io sento molto. L'amianto è una battaglia che riguarda non soltanto temi ambientali o sanitari, ma è proprio un impegno morale, un impegno etico, una grande operazione di bonifica ambientale che stiamo facendo e che ci permetterà con l'inizio del prossimo anno di avere il nuovo piano regionale amianto, che era fermo anche qui dal 1996. Ma soprattutto facciamo una importante operazione, come dicevo prima, di bonifica ambientale. Solo nel 2017 sono stati erogati 1.800.000 euro per lo smaltimento e la bonifica dell'amianto in favore di comuni, imprese e famiglie. E infine dico soltanto un'ultima cosa sulla riorganizzazione dell'acqua, perché è un sistema ambientale all'avanguardia, attento al tema ambiente, non può avere un'agenzia di protezione per l'ambiente non all'altezza di queste sfide. E quindi l'attività di ARPA è stata non soltanto un'attività di controllo, ma un'attività anche propositiva. Ricorderete la grande campagna sul radon, perché ha coinvolto centinaia e centinaia di cittadini in tutta la regione. Penso quindi che i risultati siano importanti, siano anche tangibili e concreti. Grazie. Grazie. L'assessore Tormenti, Cultura, Sport e Solidarietà. Allora, spiegherò di guardare le slide, di non guardare le slide, che vi abbiamo girato, diciamo, in via Bella di Sfeo. Ma diciamo, cosa abbiamo fatto in questo periodo? Abbiamo ottenuto i risultati che speravamo, tutti. Cosa significa? Abbiamo aumentato le risorse, più del doppio, quindi abbiamo raggiunto quel 1% mitico sull'attività sui beni culturali nel bilancio regionale che speravamo, o che avevamo promesso. Abbiamo incentivato moltissimo le risorse dello sport, in tutti questi casi soprattutto sulle manutenzioni sportive, più che non solamente sulle manifestazioni. Quindi 211 interventi di manutenzione, 35 di manutenzione straordinaria, che sono praticamente tutti i campi principali della regione dal punto di vista dello sport, tutti i 30 teatri sono stati fatti la manutenzione e per le biblioteche c'è stata la stessa opportunità.
Abbiamo portato tutti i contributi col 100% di anticipo, di acconto, non si poteva credere quasi nessuno, generalmente si incassano l'anno dopo, adesso praticamente tutti possono gestirsi con risorse pubbliche senza indebitarsi con le banche o anticipare alcunché. Abbiamo lavorato molto sull'innovazione, imprese culturali e creative, 4 milioni di buon spese, ma non solo, c'è formazione, interventi, innovazione attraverso anche l'ERPA di nuovo, strumento che si è dotato per la gestione del certo patrimonio culturale. Sui beni culturali abbiamo fatto 110 milioni di investimenti, di cui 83 milioni e mezzo ci sono arrivati dallo Stato, fondamentale. Non ci siamo indebitati in alcun centesimo, non abbiamo fatto pluriennali, ricordo anche questo che vale per tutti, che le risorse che abbiamo messo a disposizione sono sempre state tutte senza creare indebitamento per quanto riguarda la Regione. Siamo arrivati anche con innovazioni, 50 comuni finanziati nell'ultimo bando, aumentato le risorse per le scuole dello sport, abbiamo dato stabilità con i finanziamenti triennali, l'unica regione che se le 77 eccellenze della regione possono contare, con certo grafico, secondo il vivo di ricerca, su finanziamenti triennali. Quindi diciamo risultati sinceramente importanti. Cosa possiamo fare nel futuro? Abbiamo aumentato nel 2018 il 50% le risorse per biblioteche e di oltre il 70% le risorse per innovazione dei musei. Nuova priorità, eccetera. Quindi una concentrazione sulla cultura di base, quella che è fondamentale, un po' come l'atletica per gli sport, no? Se non sai leggere, se non sai in certo modo leggere, non solo leggere la cultura, anche dal punto di vista museale, non vai nella sua parte. Quindi l'investimento vero nel futuro sarà sviluppare questa progettualità e dare ulteriormente opportunità. Diciamo per quanto riguarda questo record che abbiamo sui lettori della nostra regione e per quanto riguarda la frequentazione anche diciamo, delle biblioteche. Sui musei ci siamo indietro nella nostra regione, ci siamo ieri, sostanzialmente l'altro ieri, ci siamo fatti trasferire la Fondazione Archidei al Museo Nazionale Archeologico, un passo avanti importantissimo per la razionalizzazione del promozione di quel sito di grandissima importanza, quindi Aquileia con un protocollo decennale prevede non solamente tutte le aree archeologiche ma anche i due musei passati alla fondazione, un caso unico ovviamente in Italia, grandi interventi sul patrimonio ecclesiastico con qualche milione di euro di investimenti soprattutto sugli affreschi, la conservazione dei beni, ma non solamente, anche le messe in sicurezza eccetera, e quindi credo che diciamo veramente ci sono stati dei risultati eccellenti, ma soprattutto delle prospettive e un futuro con, diciamo, molto importante e che sta tutto nel bilancio che abbiamo recentemente approvato. Sui corregionali abbiamo continuato a sviluppare progetti, sulle lingue minoritarie a raddoppiare, cioè, anzi, gli interventi sul grano sono aumentati di 2,5 volte, quindi diciamo la potestà della cultura, la parte dell'istruzione spetta a Loredana. E sulla immigrazione, di questo ne avete parlato moltissimo, siamo riusciti comunque a far fronte a una situazione di grave crisi nazionale, insomma senza i conflitti che sono stati in altre regioni, cercando di accompagnare le prefetture e i comuni, spesandoli del tutto su minori non accompagnati al 100%, senza far pesare nulla sui bilanci degli enti locali. Quindi diciamo credo un risultato di mandato molto positivo, ma soprattutto diciamo, la possibilità di sviluppare ulteriormente nel 2018 dei progetti che sono alla base poi anche della convivenza e dell'interesse. Tutto questo, ovviamente, questo posso parlare anche per gli altri, non sarebbe stato possibile ovviamente senza avere alle nostre spalle delle direzioni, direttori, centrali di servizio molto motivati, con grande determinazione sul lavoro e credo che tutti dobbiamo ringraziare. Riprendo io con la montagna. Allora, il rilancio della montagna, abbiamo fatto tutta una serie di operazioni a partire dall'approccio leader e anche dal fatto che abbiamo sostanzialmente dato una linea di finanziamento propria alla montagna e lo abbiamo fatto sia con fondi regionali che con fondi europei. Stiamo parlando di decine di milioni di euro, circa 60 milioni di euro più circa 30-40 milioni di euro per quanto riguarda i fondi europei e regionali. Abbiamo assunto l'impegno nel completamento della pista ciclabile Alpe-Adria Wartburg, che tra l'altro ha dei numeri assolutamente impressionanti rispetto ai passaggi.
e abbiamo supportato con l'assessore Panariti il polo tecnico professionale della montagna e abbiamo finanziato, individuandole per settori, la viabilità. Ricordavo prima i 63 milioni di euro che abbiamo ottenuto da ANAS per la strada statale carica 52 bis. Abbiamo continuato a supportare, seppure in misura ridotta, visto che comunque nel tempo una parte del progetto alberghi diffusi si era completato, gli alberghi diffusi. Abbiamo puntato alle valorizzazioni paesaggistiche. In questo c'è il lavoro che abbiamo fatto sulle Marghe, molto importante, anche insieme all'assessore Sciaudi, con una serie di iniziative dall'asta per i formaggi di Marga a tutta una serie di operazioni che erano attese da tempo. E poi abbiamo fatto un investimento insieme al vicepresidente, quindi la parte turismo, sui rifugi. Quindi abbiamo fatto un rammento, diciamo così, di quello che era l'esistente. Vado avanti io sulle relazioni internazionali, che era una delega tenuta dalla Presidenza. Devo dire che è stata anche questa una priorità, ma anche un segno molto significativo che abbiamo dato a questo mandato. Abbiamo sottoscritto, attivato e consolidato 26 partenariati. Ovviamente c'è una particolare incidenza dei Balcani, ma ricorderete che ci siamo spinti fino all'Iran, agli Stati Uniti, alla Cina e abbiamo fatto anche diverse iniziative in altri paesi, Azerbaijan, Kazakistan e altri. Ricordo, perché sono stata una conquista per questa regione, nulla è scontato e va ringraziato anche il governo italiano per aver scelto Trieste come sede di due vertici internazionali, quello dell'Italia Russia e quello dei Balcani, e sempre il governo per aver scelto Udine come la sede del G7 delle università, quindi anche quello a segnale internazionale. Abbiamo investito perché se vogliamo migliorare le condizioni di vita nei paesi anche da cui provengono molte delle persone che tentano di raggiungere il continente europeo, dobbiamo migliorare le condizioni di vita. E quindi siamo una regione che ha investito 6 milioni di euro per progetti di cooperazione allo sviluppo. L'ultimo lo abbiamo passato in giunta oggi, grazie al finanziamento in questo caso del governo di 500 mila euro ci occuperemo di insegnare i sistemi di pesca ai pescatori libici. Quindi anche questo è un segnale molto importante a cui tenevamo e ringrazio anche il Presidente Jacopo perché ha supportato dal lato dei consigli regionali questa iniziativa. Stati Uniti, importante il sistema dell'alta formazione e della ricerca che ha sempre supportato tutti i viaggi istituzionali che abbiamo fatto e quindi in questo senso ricordo il sistema di cooperazione che abbiamo avviato con l'MIT di Boston, siamo insomma, molto avanti su quell'iniziativa. E poi la Cina, è il presente e il futuro, il progetto della Via della Seta ci coinvolge interamente, non soltanto perché Trieste e Genova sono stati indicati come porti terminali della Via della Seta, ma perché la Cina ha davvero un grandissimo interesse al Friuli Venezia Giulia, al nord-est, all'Italia ed ha individuato nell'Italia un partner privilegiato per portare avanti tutta la visione, diciamo così, internazionale della Via della Seta. Qui crede molto il presidente Xi Jinping. Ricordo che tra l'altro il Friuli Venezia Giulia al forum del G7 di maggio 2017 era l'unica regione italiana rappresentata e ricordo che in quell'occasione l'unico governo dei paesi G7 rappresentato era l'Italia per il presidente Gentiloni, proprio per significare quanto la Cina tenga in particolare il rapporto bilaterale. Quindi nelle relazioni internazionali voglio metterlo perché voglio anche ringraziare in particolare il presidente Borupach perché è stato lui l'artefice di molte delle iniziative che hanno stimolato l'avvicinamento della porta con la Slovenia e in particolare supportando e rivitalizzando i progetti Interreg che abbiamo con la Slovenia che sono ammontati tra l'altro a circa 90 milioni di euro che non sono soltanto questi ma che ci hanno permesso ad esempio di riattivare il comitato paritetico Regione Friuli Venezia Giulia Slovenia che tra l'altro si riunirà ancora a gennaio. Poi siamo stati partner privilegiato della Baviera, ricordo che siamo l'unica regione italiana ad avere un trattato bilaterale con la Baviera, con l'USA, l'Iran e la Serbia sul tema della ricerca.
ricordavo prima la missione Cina, non la ripeto, e come ricordavo anche all'inizio, grande attenzione ai partenariati attivi sul tema eco-solidale, che per noi è stato importante, che ha rappresentato uno degli itinerari più seguiti per quanto riguarda la cooperazione internazionale. Do la parola adesso alla spalla dell'assessore Peroni, una regione virtuosa. Buongiorno a tutti. Il compito di un assessore alle finanze è un verso più semplice, per l'altro più difficile, nel senso che più semplice perché le cifre sono aggregate, sono cifre grandi, sono cifre che in sostanza contengono tutto il bilancio e gran parte di quello che avete sentito e sentirete esporre questa mattina. È più difficile perché, a mio avviso, quello che abbiamo fatto va molto oltre la mera, come dire, conservazione e buona amministrazione della contabilità, usualmente e anche giustamente si ritiene sia compito di chi gestisce il bilancio. E se passiamo alla slide successiva, perché vi lascio poi appunto i numeri, vorrei vederla completamente declinata, perché in realtà queste quattro voci esprimono e sono leggibili insieme in modo organico e stanno sotto un ombrello concettuale politico unico che dice che siamo passati da, direi, un approccio statico inerziale dei conti a un approccio dinamico strategico. Questo è direi un elemento interpretativo fondamentale per comprendere la nostra azione di governo in questi anni, per comprendere questi risultati, per comprendere le linee strategiche che abbiamo instradato e per comprendere in che senso queste quattro righe stanno insieme e si leggono organicamente. Cominciamo dal patto Parma-Serracchiani del 14. Quel patto non è stato solo, e non è banale, l'implementazione delle nostre dotazioni per 350 milioni complessivi di saldo netto. Quel patto ha posto le premesse con questa implementazione per una serie di azioni strategiche, senza queste risorse non sarebbero state fatte, ed è evidente, ma è stato anche il primo step di un ridisegno organico, istituzionale, direi costituzionale, delle relazioni con lo Stato, così come cominciano a intravedersi già nella legge di bilancio dello Stato appena varata, con i primi segnali di una successiva evoluzione delle relazioni finanziarie con lo Stato in termini di consapevole declinazione della nostra autonomia. Declinazione, come dicevo, strategica perché calata nell'attualità e nella prospettiva. Se non ci fosse stato questo approccio, noi non avremmo conseguito quel rating intrinseco doppia A meno, che è molto più elevato della tripla B nazionale, e lo è, non solo perché siamo attenti custodi della contabilità, come in effetti siamo stati, non siamo stati solo, ed è un merito naturalmente, coloro che hanno ridotto ulteriormente, ancora più celermente di prima il debito, ma abbiamo, se leggete le motivazioni del Standard & Poor's, implementato in modo strategico le relazioni multilivello rispettivamente con lo Stato, con i territori e con la dimensione sovranazionale, mi richiamo a quello che il Presidente ha appena finito di dire. Senza questo sistema di relazioni noi non saremmo arrivati ai risultati di azione di governo che abbiamo attraverso il recinto del bilancio portato avanti e conseguito, e ripeto, se non credete a noi leggete la motivazione di Standard & Poor's e vedete quali sono gli elementi qualificanti propri di questa regione, di questo governo. Identificarsi per la riduzione del traguardo della minima pressione fiscale in Italia insieme alla Val d'Aosta, siamo le due più virtuose da questo punto di vista, non è un risultato casuale, frutto di inerzia, si va avanti sempre in un certo modo ed è sempre così e finisce sempre così. È il risultato di un esercizio consapevole e strategico della nostra autonomia nella specifica relazione con gli enti locali e con le autonomie locali, perché di questo si tratta quando si parla di pressione fiscale nella nostra regione. Allora, se ci rifacciamo le riforme del collega Valentini riguardo, scopriamo tra le varie cose che
il frutto virtuoso della pressione fiscale così ridotta è figlio di una relazione con il sistema delle autonomie che ha visione strategica. Il caso dell'intesa per lo sviluppo, per esempio, declina questo nuovo modo di prossimità strategica del governo regionale ai territori che si traduce in un migliore utilizzo delle risorse in termini anche di migliore risultato fiscale sui nostri cittadini. Stessa identica declinazione di doppio paradigma dall'inerzia statica alla dinamica strategica sul sistema delle partecipazioni. Allora li vedete molto bene, se fate una ripercorrete insieme la nostra azione, vedrete due cose essenzialmente. Da un lato una razionalizzazione che ha sfoltito e tagliato i rami secchi, si dirà era l'operazione più semplice, dovuta, benissimo, si è fatta, poi quanto semplice fosse potrei lungamente raccontare, ma non è questa la sede. Comunque ce l'abbiamo fatta, perché da 14 a 7 la dice lunga solo il numero, no? Ma attenzione, c'è molto di più nella politica delle partecipate di questi anni, c'è appunto quella consapevolezza strategica che, occupandosi di tutto il resto dei rami secchi, molto più importante, basti citare autovie, basti citare medio credito, basti citare Friulia, basti citare aeroporto, vi dà conto di un rilancio, di una ricollocazione di questi asset strategici in un mercato che era cambiato da un sacco di tempo e nel quale mercato erano ancora calate, con diversa accezione, ben inteso, sono contesti diversi, situazioni diverse, certamente non sempre in linea con l'attualità. Quindi è stato un lavoro da questo punto di vista veramente molto impegnativo, ma credo degno di risultati concreti e di prospettive per l'immediato avvenire. Grazie. A proposito di pressione fiscale, tra il 15 e il 16, meno 18%. È un dato, direi, eclatante rispetto ai dati che abbiamo in questo momento del Paese. Assessore Ballariti, lavoro e istruzione. Buongiorno a tutte e a tutti. Mi piace questa diapositiva perché in controluce ci sono le persone e le persone sono state al centro delle politiche per il lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia. Vedete i numeri del programma Vivo che ha coinvolto davvero tante persone e che ha avuto dei risultati incoraggianti. Tutto questo all'interno di una strategia di intervento unitaria e coerente. Proprio ieri abbiamo lanciato un questionario per vedere qual era la soddisfazione delle persone che avevano partecipato al programma e in un'ora avevano già risposto in 600. In un primo momento ho pensato saranno i più critici, non è così perché la maggioranza diceva che avrebbe ripetuto l'esperienza. Questo che cosa vuol dire al di là poi di quelli che saranno i risultati generali? Che si è stabilita una relazione di fiducia tra l'Agenzia Regionale per il Lavoro, coloro i quali si occupano di formazione e orientamento, e i cittadini e le cittadine della nostra regione. E credo che questo sia un risultato molto importante. I numeri della disoccupazione, cioè il calo della disoccupazione della nostra regione, un altro elemento importante, e lì dentro si inserisce proprio il lavoro che ha fatto l'Agenzia Regionale per il Lavoro, che lo ricordo, è frutto di quella riforma amministrativa che ha visto il superamento delle province. L'agenzia nel corso del biennio, ma neanche un biennio, ha fatto 1700 visite aziendali fatte non a caso, ma geomappando quelle che sono le imprese che assumono e che crescono. E da queste visite ha poi ricavato le vacanze, quindi i posti di lavoro. Ieri abbiamo presentato l'app Lavoro Friuli Venezia Giulia, il sito del lavoro è il sito più cliccato della regione e anche questo va nella direzione di tutto quello che c'è tra domanda e offerta di lavoro. In una filiera che mette insieme orientamento, formazione e lavoro e in cui qualunque azienda del Friuli Venezia Giulia si può rivolgere all'agenzia e coprogettare insieme percorsi di formazione che abbiano come obiettivo l'assunzione
delle persone. Con un'attenzione forte e importante, lo sapete, per quanto riguarda i giovani e le donne. E anche qui, anche dei piccoli interventi che abbiamo fatto, come quello che riguardava la stabilizzazione dei voucheristi intensivi o quello che faremo nel corso del prossimo anno per quanto riguarda le mamme, il primo ha dato risultati importanti perché comunque con l'intervento sperimentale c'erano 140 nuovi contratti di lavoro e nel caso delle mamme che ci auguriamo che questo diventi un modo di riflessione nei confronti di quella che è anche la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Per quanto riguarda l'istruzione, io credo che la regione Friuli Venezia Giulia sia una regione che ama gli studenti e le studentesse. Siamo una regione in cui non ci sono i donne senza borsa all'università e in cui abbiamo inserito altri strumenti che vadano nella direzione di garantire sempre più il diritto allo studio alle persone. Pensate alla prima formazione in cui più di 4.000 ragazzi e ragazze fanno il percorso di qualifica per qualifica professionale che ci ha permesso da un lato di rispondere alle esigenze di questi ragazzi ma dall'altro di avere la dispersione scolastica più bassa d'Italia e di essere ben al di sotto di quelle che sono le raccomandazioni europee per quanto riguarda la dispersione scolastica. Quindi interventi forti a favore del diritto allo studio per una regione che ama gli studenti e le studenti che amano la ricerca, perché anche qui gli interventi per la ricerca, per l'università, ma non solo per l'università, anche per i parchi e gli enti di ricerca sono state davvero importanti e vanno nella direzione di creare una rete che permetta di far crescere la ricerca e di dar vita a posti di lavoro di qualità, perché l'obiettivo è sempre questo, posti di lavoro di qualità all'interno della nostra ricerca. Grazie Loredana, adesso vicepresidente impresa e innovazione. Abbiate ancora un attimo di pazienza, so che l'attenzione dei giornalisti è scemata, ma ritornate un attimo di noi. Adesso siamo solo i baci, vi racconterò una storia. No, una barzelletta no, perché la verità è che invece di fare barzelletta abbiamo davvero trasformato in questi 5 anni. Ricordo a tutti cos'era il 2013, il momento più difficile della crisi del nostro paese, della nostra regione, i numeri erano realmente a picco in tutte le dimensioni. E in quei mesi, appena arrivato, ricordo, crisi Electrolux, per dirne una, ma poi potrei metterne altre 20, abbiamo cercato di non farci prendere dalla quotidianità della gestione delle crisi, ma di trasformare questo in una straordinaria opportunità di scrittura, di riscrittura del futuro. Ed è per questo motivo che abbiamo immediatamente trasformato quei tavoli in tavoli di riscrittura che hanno permesso di arrivare a una straordinaria riforma che è Rilancio Impresa, che ha consentito di rimettere al centro il mondo dei saperi con il mondo dell'industria e del saper fare. Una legge che ha tenuto insieme la partita legata ai fondi europei, ai fondi statali e ai fondi regionali. Una legge che ha saputo iniziare una trasformazione fortissima del nostro tessuto produttivo. Ricordo a tutti che all'interno dei distretti industriali abbiamo fatto una trasformazione epocale chiudendo le ASPI, dove c'era all'interno il mondo pubblico, e trasformandole in cluster totalmente privati e cluster che sono di natura regionale e non più locale e territoriale, mentre le ASDI erano territoriali. Abbiamo fatto una riforma dei consorzi industriali che è conclusa, quindi non lasciamo un percorso non concluso, che ha portato da 10 a 6 consorzi industriali e che ha in alcuni casi, cito l'Efit qui che era il dato più significativo, che vedeva una difficoltà finanziaria ed economica enorme, in un nuovo ente andando a risolvere tutti i problemi totali e mettendo in competitività con i territori. Penso al territorio di Nes che finalmente ha rialzato quella stecca che parte dal CIPA per arrivare alla Monsacona passando per la ZIU e dando quindi una competitività, perché questa competitività poi si inserisce nel sistema della logistica e delle infrastrutture di cui ho parlato prima la Presidente. Tenere assieme questo quadro era per noi fondamentale.
La programmazione europea che abbiamo ereditato con una serie di problematiche enormi, perché qualcuno doveva andare a rivedere la rassegna stampa del 2012-2013 con tutti i problemi della programmazione che abbiamo riportato, abbiamo portato a regime, non solo, ma siamo tra le regioni più virtuose d'Italia e oggi stiamo già impostando tutta la programmazione 21-28, che è il dato che più ci interessa. Abbiamo messo al centro di questa partita una serie di strumenti che sono stati una mole enorme che ci ha portato ad erogare fino a questo momento 302 milioni di euro per quanto riguarda la parte industria, artigianato, eccetera, che attraverso i bandi, quel 1100 che vedete nella slide precedente, i posti di lavoro creati, sono posti creati certificati solo rispetto ai bandi usciti per la ricerca e l'innovazione. Cioè le imprese che hanno partecipato in questi tre anni ai bandi di ricerca e innovazione hanno creato 1100 posti di lavoro certificati, perché questo è tramite valutazione indipendente, quindi non valutazione interna alla regione. Abbiamo messo all'interno del tema del credito una cifra molto significativa, tra fondi di rotazione no, abbiamo superato i 400 milioni di euro negli anni e ricordo a tutti che il FRIE, che vedeva un momento di flessione nel 2013-2014, dal 15-16-17 ha ricominciato ad erogare cifre in aumento nonostante il sistema bancario di oggi tassi praticamente a zero, denaro mai a zero. Quindi la capacità di rendere ancora il FRIE come strumento assolutamente straordinariamente necessario per le nostre aziende, così come per i consorzi di garanzia antiche, che sono arrivati a quasi 30 milioni di euro, perché sapete benissimo che il problema delle garanzie è il vero problema. Andremo nel 2018 alla regionalizzazione del sistema delle garanzie e andremo a, quindi fattore che l'hanno annunciato Radio Tempo, e andremo proprio oggi, se non era oggi giunta, sì, però oggi, o oggi ho firmato la delibera che va al 28, no, era oggi giunta, abbiamo fatto oggi in giunta l'accordo con Mise e MEF per il fondo centrale di garanzia, quindi proprio per continuare questa grande operatività. Per quanto riguarda il metà delle imprese regionali, oggi investono in innovazione, questo è l'altro dato che ci interessava molto, abbiamo portato questo dato da un 20-25% che abbiamo portato ora al 50%, e questo è un lavoro di questi 5 anni che trasforma completamente il momento in cui le tecnologie entrano in maniera prepotente nella nostra vita quotidiana di impresa, era una delle vere sfide future, portare sempre più imprese che riescono ad investire in innovazione. Vado velocemente e chiudo sulla, perché ci sarebbe bisogno di un po' di tempo. Abbiamo riportato anche l'artigianato che veniva in qualche modo snobbato rispetto all'industria e ad altri termini, a una centralità che non conosceva da decenni. Vi do un dato solo che è quello che fa capire tutto. L'artigianato nel 2013 riceveva come contributo complessivo per il comparto 1.300.000 euro. Oggi nel 2017 con la finanziaria attuale lo lasciamo a 5.300.000, da 1.300.000 a 5.300.000. Da questo vi fa capire come noi pensiamo che l'artigianato sia il vero punto dove le start-up del futuro nascono. Lì nascono davvero le nuove start-up, quelle considerate non per cui il professor Paoletti potrebbe in qualche modo pacchettare sul termine startup come presidente di area, ma startup come definizione generale, startup come modello di imprese che nascono, si sviluppano e diventano imprese. Turismo in crescita, turismo che era in calo dal 2011 al 2013, nel secondo semestre del 2014 riparte,
secondo semestre del 14, 15, 16, 17, oggi siamo in, per tutto riguardo, quello che riguarda il turismo, in doppia cifra. Quindi siamo in un momento di grandissima espansione, che non arriva ovviamente per fortuna solo perché c'è il sole o solo perché c'è il terrorismo, ma perché abbiamo fatto delle operazioni straordinarie, dal piano straordinario, nel senso non straordinario, proprio strategico, dal piano, dal piano per il turismo, dal piano strategico per il turismo che non esisteva in questa regione da sempre, a una serie di investimenti, l'ultimo dei quali alberghi e infrastrutture, 26 milioni di euro in un'unica tornata, questa cosa non esisteva dal fine degli anni 90. Grazie Sergio. Siamo in chiusura. Abbiamo scelto con la giunta tre slide finali, che sono, se volete, anche di prospettiva e che ci sembrano anche segnare un punto di non ritorno rispetto a quello che è stato fatto nel periodo dal 13 al 2017. Allora, intanto, questo è un dato che ci sta particolarmente a cuore. E anche no, qui... a cuore perché all'inizio era una regione di città. Sì, a cuore perché è una regione di città, è giusto. Ed è un dato che davvero ci ha colpito quando l'abbiamo letto la prima volta, ma che troviamo molto significativo, perché riteniamo, e lo dico senza falsa modestia e senza con ambizione, perché riteniamo che questo dato sia anche il frutto dell'importante lavoro che abbiamo fatto in questa regione per renderla di nuovo attrattiva, renderla di nuovo centrale e renderla di nuovo produttiva. Quindi il dato è questo: dal 2014 al 2015 e dal 2015 al 2016 la regione Friuli Venezia Giulia è l'unica regione italiana nel quale le cosiddette partenze, in particolare dei giovani, hanno il segno meno. In tutte le regioni italiane hanno il segno più. Questo è, secondo noi, un fatto di straordinaria importanza. Intanto perché significa che i nostri giovani trovano opportunità ed occasioni in Friuli Venezia Giulia. E intanto perché abbiamo interrotto un trend pericolosissimo, che però continua nel resto d'Italia, dove le partenze hanno tutte il segno positivo. Quindi io trovo, insieme alla giunta, che questo dato, che certamente non attribuiamo tutto a noi, ci mancherebbe, però sia estremamente significativo del lavoro che è stato fatto, perché poi si tratta di alta formazione, di ragazzi e ragazze che hanno qualifiche importanti, che sono stati formati nelle nostre università e che per esempio hanno avuto sbocchi lavorativi, lo ricordava l'assessore Pannaniti, con alcuni progetti come il PIPO, come ricordava il vicepresidente, ad esempio le 1100 assunzioni certificate venute al sistema di accesso ai bandi sulla ricerca e sullo sviluppo. Noi riteniamo che, insomma, dentro a questi numeri ci sia anche questo risultato importante. Ripeto, non lo diciamo noi, sono statistiche che vengono da organi nazionali ed internazionali. L'unica regione italiana che ha segno meno per quanto riguarda le partenze dal nostro territorio per andare fuori è il Friuli Venezia Giulia. Poi c'è una seconda slide importante: infrastrutture, costi e tempi di realizzazione. Questo, se volete, è la classica, come si dice, puntini sulla linea, nel senso che quando il vicepresidente ne andrà a inaugurare, noi vogliamo che sia chiaro che la costruzione un lavoro che è stato fatto in questi anni e che è un lavoro importante, corale, fatto non solo da me, fatto dall'assessore Santoro, ma anche da tutti coloro che hanno creduto in queste realizzazioni. Guardate, è una slide importante questa, credo vada riportata così com'è. Terza corsia, terzo e quarto lotto primo straccio, secondo lotto primo straccio, ho appena firmato la dedicazione anche di un altro straccio, quando la finiamo? Prima dei tempi previsti, cioè il 2020. Polo intermodale, marzo 2018, Ponte su Torre, 2018, Variante di Vignano, 2019, Tangenziale di Pordenone, 2019, Tangenziale sul Udine, 2021, Circonvallazione San Vito al Tagliamento, 2019. Queste sono opere che o non esistevano o esistevano ed erano ferme da tantissimo tempo. Vado avanti. Velocizzazione Venezia-Trieste, fase propedeutica, 2018. Potenziamento, velocizzazione Trieste-Venezia, sempre ovviamente in ferrovia, stiamo parlando del 1.800.000.000 che fa la velocizzazione del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, prima fase dopo il 2026, che sono già in corso dal 2001, seconda fase dopo il 2026.
adeguamento nodo utile al corridoio A 2023, potenziamento Trieste-Campo Marzio 2020, ampliamento volo settimo, prima tranche operativa 2019, interventi interporto di Pordenone 2019, messa in sicurezza della strada statale 52 bis 2020, alcuni cantieri sono già chiusi, aperti e sono stati chiusi. Allora, abbiamo voluto metterle in fila e non sono tutte, perché riteniamo che l'impegno straordinario che c'è stato sul tema delle infrastrutture, della logistica, del rammendo, diciamo così, del territorio rispetto alle infrastrutture strategiche sia per il presente e per il futuro una delle spinte di maggiore attrazione del territorio della regione. Terza slide, assolutamente di prospettiva ed è una proposta. È già stata fatta, oggi la formalizziamo concretamente. Dico da subito che siamo andati a studiare il modello dell'Alto Adige, ma che vogliamo rilanciarlo con una proposta ulteriore. Voi sapete che il tema della denatalità è uno dei temi di emergenza nazionale più grosso e lo è tanto più nella nostra regione come in altre regioni italiane, ma nella nostra lo è in particolare. Allora, rispetto al tema della denatalità, noi abbiamo sempre ritenuto, in questo senso, ho colto anche nell'appello che è venuto da parte dei siti, dei vescovi, in particolare del vescovo di Udine, ma anche di Trieste, un'attenzione particolare all'impegno della politica su questo tema. Noi facciamo una proposta da subito concreta e, ripeto, è una proposta già a un inizio sul quale lavoreremo nei prossimi mesi e che ha già una prospettiva rispetto a quello che vogliamo fare. E dico anche una cosa, questa regione è una regione che ha fatto un ragionamento sulla denatalità legato prima di tutto ai servizi, nel senso che riteniamo che solo dando servizi le donne, le famiglie in genere fanno figli e possono anche pensare di lavorare. Quello dei servizi è stato fondamentale, quindi l'abbattimento delle rette degli asili nido, la carta famiglia con tutta una serie di opportunità per le famiglie a reddito evidentemente più basso, fino ad arrivare nei casi diciamo estremi più difficoltosi alla misura attiva di sostegno al reddito. La proposta è la seguente. Allora, il sistema dell'Alto Adige prevede un aiuto mensile che si accompagna al tema dei servizi con un importo per ogni figlio fino ai 3 anni di età. Noi proponiamo di partire con questa proposta, abbiamo calcolato che insieme ai servizi che già forniamo dal trasporto pubblico, ai testi scolastici, piuttosto che al tema dell'abbattimento delle rette degli asili nido, piuttosto che all'antiliatria sociale ed altro, si possa immaginare una misura che parte intanto da un importo di 200 euro al mese fino ai 3 anni di età del bambino. Criteri di accesso, sui quali lavoreremo in un regolamento ad hoc. La residenza in regione, secondo quelli che sono i criteri già previsti per il MIA, quindi 24 mesi di residenza, eccetera, eccetera. Limite dell'ISEE a 70.000 euro, perché riteniamo che quello sia un tetto che può fare la differenza rispetto a uno o più figli per nucleo familiare. E l'altra previsione sulla quale invece lavoriamo per il futuro ulteriore è la seconda tappa, la seconda fase di questo progetto. Cioè noi riteniamo che si debba andare oltre al limite dei 3 anni del bambino e si debba rilanciare con un progetto più ampio che si leghi ad esempio a quelli che sono i criteri già previsti a livello nazionale dal cosiddetto Ius Culturae, e cioè il fatto che si debba accompagnare il sistema familiare non solo con tutti i servizi che ho ricordato prima e anche di più, ma con la stessa somma di denaro fino quantomeno al ciclo completo di studi da parte del bambino o della bambina. Questo perché abbiamo valutato, ci sono degli studi in questo senso, che il tema della possibilità di dare opportunità alle famiglie appunto di fare figli, ma aggiungo con un'altra cosa, senza alcuna forma di assistenza, perché il rischio di queste previsioni è che tu dai soldi e le donne non vanno a lavorare, invece noi abbiamo interesse a che la famiglia sia una famiglia che a 360 gradi si completa, quindi accompagniamo i servizi alla dazione di denaro, ma sul presupposto che ci sia anche l'apertura di impegno lavorativo della donna. Quindi non è assistenza, come abbiamo fatto nel MIA, non è assistenza, ma è anche più una sorta di patto che facciamo proprio a famiglia. Quindi
il patto che facciamo con la famiglia è: ti sosteniamo, ti aiutiamo per quanto riguarda il bambino fino all'età, quantomeno qui abbiamo fatto una proposta, ci do un credito di studi, poi faremo anche gli approfondimenti rispetto agli impatti, ma coi soldi ci siamo, ci cioè abbiamo fatto una valutazione che è possibile farlo, e vogliamo farlo però, ripeto, non in forma assistenziale ma in forma di rilancio, anche per ampliare le prospettive lavorative e familiari. È una proposta concreta che tiene insieme due, diciamo, esperienze già note: quella dell'Alto Adige, che dicevo, che però riguarda soltanto i bimbi fino a 3 anni di età, e ovviamente il più noto sistema del welfare francese, che sapete che è legato a una dazione di denaro che viene data per ciascuno dei figli, sempre che dicono dei limiti, fino alla maggiore età del ragazzo o della ragazza. Quindi noi riteniamo che intanto questa sia una proposta assolutamente possibile. Noi ci iniziamo a lavorare, una proposta concreta che facciamo. Quindi se ci saranno le condizioni, cerchiamo di farlo prima della... e sarà, lo dico subito, è anche una proposta elettorale, se chiaro. Cioè il centro-sinistra, che secondo qualcuno non ha le idee chiare, viceversa il centro-sinistra le idee chiare ce l'ha, e il Partito Democratico ha già fatto la conferenza programmatica, ha già indicato le linee del prossimo anno, eccetera, eccetera, ma mettiamola per parentesi. Una delle proposte che questa giunta fa, che fa quindi il centro-sinistra, è quello di investire sul tema della lotta alla denatalità. Lo abbiamo già fatto per quanto riguarda i giovani, credo che i risultati si siano visti, li abbiamo letti, lo abbiamo fatto per quanto riguarda l'imprenditoria femminile, il lavoro femminile in generale, adesso lo facciamo anche con questa ulteriore opportunità. Noi inizieremo a lavorarci, se ci saranno le condizioni, perché ovviamente richiede disegni di legge, richiede norme, o poi l'attuazione con regolamenti, cercheremo di farlo prima della fine della legislatura. Più o meno 9.000 anni sono 8.000. Quindi lasciamo 20 milioni per il primo 2.000 del primo anno, quindi 63 per il secondo e un centinaio al terzo anno. La copertura? No, deve sommare. Per il fatto, devo mettere quello più di prima. Allora, la cosa sta in piedi anche perché noi abbiamo un sistema di carta famiglia che va adeguato rispetto ai servizi che forniamo. Quindi l'adeguamento della carta famiglia, la riduzione rispetto ai fondi per la mia, che è ormai entrato strutturale, e le nascite e il tetto che abbiamo messo, perché di quegli 8.000 nati ci sono quelli che nascono in famiglie che hanno più di 70.000 euro o che non hanno i requisiti, quindi non sono 8.000, sono 1.000. Noi iniziamo con questa cosa a 3 anni, poi valutiamo tutti gli impatti per quanto riguarda gli alimenti, tenendo presente che alcuni degli abbattimenti non sono fondi regionali ma sono fondi nazionali, come il fatto della carta famiglia, quindi i fondi, insomma, sono fondi reperibili e su quali abbiamo fatto già uno studio. Il costo di 200 euro per aiutare la famiglia per il bambino che verrà ovviamente poi aumenterà nel momento in cui si dovrà aiutare la comunità di ciclo di studi. La prima proposta è la prima fase, quindi fino a 3 anni. Secondo noi si può sviluppare per arrivare fino alla fine del ciclo. Noi lavoreremo intanto su questo. Allora, avete domande? Scusate, una cosa importantissima, non voglio assolutamente dimenticarne, a nome mio e di tutti gli assessori desidero ringraziare per il lavoro di questi anni, credo che vi abbiamo impegnato molto, quindi vi ringrazio davvero per la pazienza, ma anche insomma, le capacità, le competenze che avete assolutamente dimostrato di avere, di cui siamo particolarmente orgogliosi. Parto dalla segretaria generale, ovviamente prima ringrazio quello che è stato il segretario generale, cioè il dottor Bertuzzi, il direttore generale Franco Mira, tutti i direttori centrali, i direttori di servizio, ma tutti i dipendenti dell'amministrazione regionale che hanno supportato il nostro lavoro in questi anni e che credo possano condividere con noi tanti dei risultati che sono stati raggiunti. Davvero grazie a tutti.